Buongiorno ragazzi, stiamo facendo un video all'interno del supermercato inglese qui a Gibilterra chiamato Morrisons. Che hai preso? Ho preso queste, quindi. Senza quelle glutine? Senza glutine, sì. E prendiamo uno di spaghetti così lo mettiamo con la minestra. Spezzetto. Ah, hai preso anche sono nuovi. Come si chiamano? Mini Bell, Baby Bell, Baby Bell vegani. Sì, sono nuovi così li proviamo. Non ci stanno in Italia questi qua, vero? No, sono appena usciti in Inghilterra e l'hanno portati qua a Gibilterra. Ottimo, guardate i prezzi per la passata italiana, quanto costa di più rispetto all'Italia. Passata Mutti, 400 grammi, 2 sterline e 10. La Napolina, 2 sterline. Ovviamente il cibo italiano, visto che comunque è considerato sempre più d'élite rispetto agli altri, costa di più all'estero. Questa è la sezione delle barrette famose anche in Italia, come il Twix, come il Bounty, lo Snickers, il Mars. La differenza sostanziale è che di solito in Inghilterra queste, cioè le barrette costano meno rispetto all'Italia, ma molto di meno, cioè 57 penso una barretta di Mars. Io penso che in Italia a meno di un euro non si trovi. Il Bounty pure 57 pence. Questo è il reparto dove stanno i cereali per la colazione. Scaffali pieni, pieni, pieni di cereali. Questi invece sono i prezzi del caffè. Guardate, caffè italiano. Lavazza 5,75, qualità rosso. Illy 10 sterline. Pensate che adesso una sterlina sta a 1,20 euro circa. Quindi 10 sterline sono 12 euro. Poi alla fine dello della corsia c'è il porridge. Cioè scaffali pieni di porridge. Colazione tipica inglese. Ora questi che te li danno già fatti? Questi? Sì. Cioè? Praticamente aggiungi la bevanda e sono pronti in 2 minuti e ti danno diversi, vedi, flavor. Cioè tipo un po' come i noodles, quelli lì, sì, che, esatto, che si mettono al microonde. Solo che il prodotto è secco. E c'è il reparto surgelati dei gelati. E ci sono i gelati, quelli classici inglesi, come Ben & Jerry's, questo molto famoso, ma c'è anche l'Oreo, il gelato di Oreo. Vari tipi di Magnum, non so se questo esiste in Italia. Qui abbiamo una sezione di surgelati dei burger e delle salsicce vegane, vegetali, vedete? In realtà il vegano e il vegetariano nei supermercati inglesi costa sensibilmente meno rispetto a quelli italiani. Guardate qua per esempio. Queste sono delle 6 salsicce vegane, vedete? Vegane, al prezzo di 2 sterline e 75, sono 6. La stessa cosa qui, tutto vegetale, questa pure vegana. Tutto il reparto vegetale. Altre marche, burger vegani. Vedete qui addirittura a 2 sterline. Vediamo, dovrebbero essere queste. Ne prendo uno, assaggiamo, questa della marca del supermercato non l'ho mai provato. In questo reparto invece si trovano insomma tutti i prodotti da bagno, quindi saponi, deodoranti, assorbenti per le donne, ma anche medicine, vedete? Cosa che in Italia non c'è, perché sono quei farmaci famosi di fascia C che possono vendere le parafarmacie, ma non sono di libera vendita. Mentre in Inghilterra sì, infatti vedete Nurofen,
e vedete tutti gli altri prodotti Gaviscon, che di solito si trovano in farmacia o in parafarmacia. Un'altra cosa interessante sono le medicine di quella marca del supermercato. Infatti, paracetamolo della marca del supermercato, vedete Morrison, una sterlina e 60 per 16. Questo è il reparto pericolosi. E qui ci sta tutto il peanut butter, cioè la crema di arachidi. Ma pensate un po' che c'è anche da un chilo, 10 sterline e 50 sono circa 13 euro per un chilo. Qui costa un po', questo costa un pochino meno. E abbiamo di qua la Nutella italiana, con le vari formati, anche da un chilo, 7 stelle 25 sono 8,60 euro più o meno. Chi ha in mano? Guarda questa, che l'hanno fatta vegana, è una delle loro marche di cioccolate, e questa è vegana, vedi? Ah. E non ha nemmeno zuccheri, dice, particolari aggiunti, cioè c'è il maltitolo. Vabbè, dai, prendila questa, proviamo. Ah, e qui abbiamo il reparto delle torte dei bambini. Una cosa classica inglese è quella di andare al supermercato e comprare la torta direttamente per il compleanno del figlio al supermercato, vedete? Già pronte, con forme diverse, forma del pallone, a forma di ciambella. Questa che questa è vegana, vedi? Scritto happy birthday. Quest'altra a forma di donuts. E qui addirittura abbiamo una a forma di joystick della Xbox. È una torta questa, ragazzi, torta per bambini. E ce ne sono altre al cioccolato, tutte diverse. Invece abbiamo delle barrette particolari. Perché dici questa va bene per me? Perché non ha zuccheri aggiunti. Aggiunti. Naturale, è raw, quindi è cruda. Con ingredienti crudi. Sì, pressati a freddo, leggo. Solo che questo è muffin e mirtilli. E questo è arancia e cioccolato, tipo. Arancia e cacao. Sapete che io da un mesetto e mezzo sto facendo una dieta che mi ha sgonfiato parecchio. Non sto prendendo glutine, non sto prendendo zuccheri, sto prendendo tutte cose naturali. La sezione dei latti vegetali, che in realtà costano meno rispetto all'Italia. Guardate, per esempio, guarda questo, l'albero della soia, il latte di soia a una sterlina e 60, che è circa 1,85 euro, 1,90 euro, mentre in Italia dovrebbe costare sui 3 euro. Poi addirittura c'è anche quello della marca del supermercato, la Mestrina 15. Questa le mandorle. E questo è avena. Fatto frutta e verdura. Di base la frutta costa un po' di più rispetto a... anzi un po' di più. Probabilmente un bel po' di più rispetto alla Spagna, ma anche penso rispetto all'Italia. Tranne alcune eccezioni. Infatti, se vedete qui abbiamo arancia, le arance che vengono 55 pence ciascuna, perché ti danno anche il prezzo di ciascuna, vedete, 55 pence. Ma di qua la stessa cosa con le mele, questa 65 pence, queste 39, quelle 65, quelle 40, quindi costa di più rispetto all'Italia, ma ci sono alcune cose che costano meno. Adesso vi faccio vedere le carote e le patate. Ad esempio, queste sono le carote, queste qui sono le carote. Quindi abbiamo 50 pence al chilo queste, e queste addirittura, dove stanno? L'hanno appena prese. Queste addirittura, eccole qui, no, stanno qui.
questo è addirittura 30 pence al chilo. Ecco, un chilo di carote 30 pence, che sono circa 40 centesimi di euro. Ma anche le patate costano meno rispetto all'Italia, guardate. Questo è dove sono le patate e vengono al chilo 47,6 pence, che sono circa 55 centesimi di euro al chilo. 2,38 5 kg. Queste sono 2,38 5 kg. Sì. 2 sterline e 38 per 5 kg di patate. Un'altra cosa, mi ero scordato, ci sono i funghi anche, perché i funghi costano meno rispetto all'Italia, perché abbiamo una confezione da, cioè, questa confezione da 300 grammi viene 99 pence, quindi 1,10 euro, 1,20 euro. Poi si è arrivati alla cassa. Qui abbiamo finito di fare la spesa, la modica cifra di 21 sterline e 47 centesimi, ovviamente senza IVA. Ciao amici, appena usciti dal supermercato abbiamo deciso, io e Arianna, di andare a testare questi Baby Bells vegani in un parchetto che sta qua dietro, molto carino, poi vi faccio vedere. Che aspettative hai da questi Baby Bells? Secondo te saranno come gli originali? O no, secondo te? Spero siano buonissimi. L'immagine è bella, che ti devo dire, però dobbiamo provarli. Di Proviamo. Le aziende che fanno queste cose sono buone. Però vediamo. Eccoci arrivati a questo parchetto carino dietro al supermercato. Mettiamo seduti su questa panchina e ci proviamo questo prodotto nuovo. Così facciamo sapere. Eccoci qui. Allora, sei pronta per aprire questa confezione? Stavo già aprendo. Già aprendo. Com'è? Vediamo, fammi sentire l'odore. Della confezione? No, apri qua. Se sa di formaggio o meno, non questo lo so, vuoi sapere. Che carini, guardala. Sono verdi, gli altri erano rossi, mi sembra, sì. Vero? Sono verdi perché sono vegani. Adesso li apriamo. Vediamo quanto tempo ci metti. Guarda che il cronometro. Guarda che carini. Ah, guarda un po', verdi. Carinissimo. Cioè, questo gesto non lo facevo da 9 anni. È vero, ma... Visto che sono vegana, siamo vegani, quindi sono 9 anni che non facciamo. Allora, pronti? Anche proprio il fatto bianco esattamente come l'altro. Profuma, vedi? Assaggio io? No, assaggio io. Assaggio io. Buono. Assaggiamo, ragazzi. Sono diversi. È diverso. È chiaro perché non è formaggio, però è buono. Non è proprio tanto saporito, in realtà. Non è male, però mi aspettavo un po' di meglio. Tu? Dici? A me piace. Vabbè, come al solito. Benissimo. Questo è il tuo secondo? Sì. Ma quanti ce ne sono là dentro? Non lo so. Però a me piace. Ce ne sono 5. Esatto. Te mangi tutte e 5 tu? Ah. Brava, complimenti. 5 no, però. Beh. Dice che c'è B12, calcio, olio di cocco. No, onestamente io mi aspettavo qualcosa di meglio. Più saporito, ci potevo mettere un, non lo so. Tipo il BioLife. Non lo so com'è, perché il BioLife è pure fatto con l'olio di cocco, però cioè più saporito. Si sono scordati secondo me di mettere il sapore, perché a me per quanto mi riguarda, a te piace, ma a te piace tutto, anche quello che non sa di niente. Non è vero, buono. A me piace. Vabbè. Va bene. A te no, quindi prenderemo il BioLife a te. E niente, a me pure piace il BioLife, quindi. Senti. Ciao. È ora di pranzo e sta venendo fame. Andiamo. Dai. Andiamo a mangiare, che questa cosa in realtà mi ha fatto venire più fame. Ciao amici.